Amiche e amici, qui Oksana Fedi che vi parla. Continuiamo la lettura del nostro libro Tafti e la sacerdotessa, camminando dal vivo in un film. Capitolo 17. Il permesso. Dunque, miei tesori, nell'ultima lezione avete imparato che le chiocciole stupide cercano sempre di insistere sui propri scenari di sviluppo degli eventi. E quando qualcosa cozza contro i loro piani, esse si indignano e diventano persino furiose. Ma ovviamente non si tratta di voi, non è vero, miei fantastici amici? Affinché la sceneggiatura vi lasci, voi dovete lasciarla per primi. Se il fine è stato posto, la sceneggiatura da sola si comporre e si allinea in modo tale da raggiungerlo. Insistendo sul vostro piano, interferite nella realizzazione della vostra impostazione. Manifestando avversione, vi impostate da sole in una realtà ancora peggiore. Per contro, scegliendo di trarre beneficio da ogni evento, ottenete beneficio. Ripetiamo questo principio paradossale. Bisogna impostare non la sceneggiatura, ma il fotogramma del fine è paradossale perché non si adatta alle vostre solite idee fondate sulla convinzione che si possa e si debba lottare con la realtà compiuta, mentre non si può ed è impossibile impostare la realtà futura. In realtà tutto esattamente l'opposto. In che modo vi era raggiunto il fine non vi è dato sapere e non vi serve nemmeno saperlo, soprattutto nella fase iniziale. Perché qualora le probabili risposte alla domanda in che modo vi suscitassero paura o vi gettassero nello sconforto alla vostra capacità di impostare la realtà del fine, verrebbe posto anche un blocco psicologico. Non potete sapere quale dovrebbe essere la sceneggiatura per raggiungere proprio il vostro fine e proprio da voi. Come potete saperlo se voi stessi siete i personaggi del film e se siete guidati dalla sceneggiatura? Vostro compito è sapere il risultato. Ciò che volete ottenere è impostare l'inquadratura corrispondente della realtà in pensieri, parole, immagini, utilizzando la vostra tricina. Allora la sceneggiatura stessa vi guiderà e vi mostrerà in che modo. In poche parole, non avete nemmeno bisogno di essere intelligenti. Potete anche restare stupide chiocciole. La cosa più importante è essere risoluti. E ovviamente anche essere chiocciole coscienti. Perché quando il fine sarà impostato, la sceneggiatura potrebbe scioccarvi. A un certo punto potresti anche avere l'impressione che tutto sta andando in malora. In realtà è solo l'effetto del vecchio ciarpante che viene buttato fuori dalla vostra realtà per fare spazio a cose nuove e meravigliose. Tale sviluppo di sceneggiatura degli eventi, come se tutto andasse in malora, è assolutamente possibile. E in questo caso vi sarà di grande aiuto la consapevolezza.
per applicare il principio del beneficio. Agendo secondo questo principio, non solo non interferirete con la sceneggiatura, ma addirittura accelererete il processo di avvicinamento al fine, perché nel momento in cui cercherete il beneficio incluso in una determinata situazione, vi staccherete al contempo dal vostro solito copione dannoso e passerete a una pellicola utile, anche senza tricina. Se invece eseguirete anche l'algoritmo del beneficio per trarre della tricina, le cose si svolgeranno in modo più veloce e migliore. Ancora meglio sarebbe poi non essere chiocciole ma lucciole, eroi animati del film. Monitorare una situazione per capire come trarne beneficio e quindi uno dei motivi per risvegliarsi. Gli eventi, qualsiasi essi siano, non dovrebbero assopirvi e farvi scivolare nel sonno, ma al contrario, mettervi in guardia, servirvi come segnali per il risveglio. Il vostro compito è svegliarvi per tempo, vedere la realtà, impostare la realtà. Prima, non appena qualcosa non andava per il verso giusto, vi indignavate e cominciavate ad agitare le mani e pestare i piedi. Ora, non appena qualcosa non va per il verso giusto, esclamate mentalmente o ad alta voce, come preferite, beneficio. E dopo permettete al mondo di organizzarvi qualcosa di carino o aiutarvi o avvicinarvi al vostro fine. Questo non significa affatto che voi dobbiate trasformarvi nel permesso fatto persona e piegarvi a ogni tipo di situazione. È ovvio che non in tutti i casi si può trarre il beneficio. Non sempre è opportuno permettere e non bisogna sempre andare d'accordo con tutto. Comunque non vi preoccupate, sarete in grado di prendere la decisione appropriata e quindi permettere o meno a seconda del caso, e ciò perché vi troverete in uno stato di lucidità. Vedo me stesso e vedo la realtà. Come vi comportate di solito quando succede qualcosa? O vi inalberate o accondiscendete obbedientemente? In entrambi i casi agite in modo inconscio, seguendo la sceneggiatura. La differenza con l'algoritmo del beneficio sta nel fatto che, quando lo seguite, fate una scelta consapevole. In uno stato di presenza, e ciò significa che camminate in un film messo in pausa come un personaggio che ha ripreso vita, ma al contempo finge di non essere vivente. Il principio del beneficio propone tutto in un unico flacone: monitoraggio, simulazione, presenza e impostazione della realtà. Eseguendo questo algoritmo, potrete monitorare voi stessi, la realtà, e impostare la direzione in cui si muoverà il fotogramma successivo. Trarre il beneficio è simulazione allo stato puro, perché rispettate la sceneggiatura, ma lo fate in vostra iniziativa, in modo intenzionale e consapevole.
Fate attenzione quando monitorate il beneficio incluso in un certo evento. È come se con la coda dell'occhio osservaste la realtà. Nessuno sospetta nulla, né la sceneggiatura né i personaggi circostanti. Voi, come tutti quelli dormenti, recitate diligentemente nel vostro ruolo. Svolgete le vostre funzioni quotidiane, ma nel frattempo, con la coda dell'occhio, seguite quanto avviene attorno a voi. Siete presenti senza tradire la vostra presenza. Questo è esattamente ciò che serve fare: rimanere inosservati e fare come se il caso non fosse vostro. È molto importante. Perché? Vi siete già dimenticate del perché? Ecco come siete fatti. Eppure ve l'avevo ben spiegato. Va bene, lo ripeto anche adesso e ancora molte altre volte. Fare come se il caso non fosse vostro è il principio fondamentale del camminare dal vivo in un film. In primo luogo, non bisogna tradire la propria presenza in modo che gli altri non vi trattino con sospetto e circospezione. Fingete di essere addormentati. In secondo luogo, non bisogna agire frontalmente, come siete abituati a fare, cioè prendere la realtà per la gola, lottare con gli eventi e i personaggi del fotogramma in corso, con risultato di sprofondare nuovamente nella sceneggiatura, come nel sonno. Camminate dal vivo in un film solo quando siete presenti con attenzione, mentre con l'intenzione spostate il fotogramma in arrivo e cambiate la pellicola. Non so se vi è chiara questa frase. Camminate dal vivo in un film solo quando siete presenti con l'attenzione, mentre con l'intenzione spostate il fotogramma in arrivo e cambiate la pellicola. Ma con quale intenzione? Con quella esterna. Questo è importantissimo. Spiando lì soppiatto la situazione e facendo finta di nulla, finirete infatti per coinvolgere il centro esterno dell'intenzione. Grazie di cuore per la vostra attenzione. Ci vediamo al prossimo capitolo 18.